Mi chiamo Emult Bull. Il mio nome vi dirà poco. Anche quando sono stato in vita, ha detto poco a molte persone. Emult Bull non è quasi mai esistito. Al suo posto ci sono stati Franz Landau, Stephen Hilton, Raoul Muller. Ci sono stati anche John Gardner e perfino un Roger Castri. Il 17 giugno del 1953, quando a Berlino Est i carri armati russi erano respinti a colpi di bastone, io avevo 15 anni e stavo dalla parte dei russi. Nel 1945 la mia famiglia venne sterminata dai nazisti e io, che ero un bambino che non sapeva né leggere né scrivere, venni salvato dall'Armata Rossa. Per questo, il 17 giugno del 1953, mi ritrovai dalla loro parte contro il mio popolo. Ci sono voluti tanti anni perché capissi come stavano le cose. Ma questa è la vita. Ed è inutile avere rimpianti. Vedete quel pilone eolico? Il mio corpo giace lì sotto. È stato fatto a pezzi e seppellito proprio lì. Sono stato un funzionario della Stasi, la polizia segreta del mio paese, per 33 anni, fino al 9 novembre 1989. Riciclavo il denaro sporco in dollari e valuta pregiata.